Buongiorno, eh? Dov'è che stai dormendo oggi? Nella cuccetta? Eh? Dai, vai fuori a far pipì, dai. Bravo! Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Stamattina è stato già un casino, quindi quel che si dice se la mattina parte male, ecco, diciamo che non è iniziata proprio benissimo. Volevo appunto iniziare il vlog stamattina, però le batterie della macchinetta erano tutte scariche, quindi le metto in carica giustamente. Dopodiché scatta la corrente in tutto il vicinato, quindi ho detto ok. Devo andare a camminare, vado a camminare, poi quando torno sarà tornata la corrente, si sarà caricato, inizio il vlog, quindi eccoci qua. È mezzogiorno e mezza, quasi l'una, sono andata a fare la mia camminata con tutti i gnometti qua, così si sono sgranchiti un po' le gambe perché questi giorni sta piovendo, 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 e almeno riesco a farli uscire quando c'è questo tempo meraviglioso, perché non ho capito, a volte c'è il sole che spacca le pietre, tipo che fanno 20 gradi, tipo oggi, e invece sono passati 5 giorni in cui ha piovuto soltanto e hanno fatto tipo 10 gradi. Allego prova visiva, giusto per farvi capire. E quindi, vabbè, stamattina avevo detto faccio tutti i miei giri, anche perché, ragazzi, la partenza è sempre più imminente. Io devo prepararvi e prepararmi psicologicamente a quello che accadrà ormai settimana prossima, perché siamo veramente agli sgoccioli, cioè questi giorni sono paradossalmente volati e quindi settimana prossima appunto dovrò partire. Adesso poi vi racconto tutto quello che ho scoperto, tutto quello che devo fare, eccetera, eccetera. E quindi in realtà io stavo ancora aspettando il fatidico pacco di Shein, perché lì c'erano i miei outfit principali per tutta la cosa del concerto, eccetera, eccetera. Non è arrivato fino ad oggi, eccolo qua, è pesantissimo, è gigante, e quindi meno male insomma che alla fine è arrivato, perché appunto stamattina sarei dovuta uscire a fare dei giri e ho detto con l'occasione, visto che sto pacco non arriva, vado a qualche negozio a vedere qualcosa, anche se ci ho provato anche già l'altra volta, non è che avessi trovato chissà che. Quindi adesso aprirò questo pacchetto meraviglioso e vediamo cosa c'è dentro. State qui insieme a me così vediamo. In realtà c'è un botto di roba e vi sto girando il video haul. Questa busta che vedete qui invece sono tutte le cose di Zara che ho preso e che devo andare a riportare. Quindi pomeriggio devo anche passare appunto al centro commerciale a riportare quelle cose. Allora, vabbè, qui ci sono tutte le robine, tutti i fogli. E qui dentro c'è tutto, sperando che le cose mi vadano bene e che siano carine come spero siano carine io, perché poi lo sapete che sono un po' particolare con le cose da vestire. Allora, innanzitutto apriamo questa. Questa ve la faccio vedere, dai. È la borsetta trasparente, perché al concerto si può entrare solo con le borse trasparenti, quindi ho detto ok, dai, questa è super figa. È anche viola, tra l'altro molto simile alla borsetta che ho preso l'altra volta da Bershka, vi ricordate che ha la stessa catenina così, però appunto questa è trasparente ed è più piccola. In teoria dovrebbe andare bene perché appunto è a tracolla. Io avevo già preso su Amazon in realtà uno zaino che però era troppo grande, troppo ingombrante, quindi ho detto lo rimando indietro e con l'occasione devo fare appunto l'ordine da Shein prendo questa. E in teoria, ragazzi, ci sta, è molto carina, si può portare sia così sia appunto con la tracollina. Tanto visto che i miei outfit saranno per il concerto ovviamente o nero o lilla, viola, ci sta, non devo starmi a preoccupare. Che poi tanto all'interno mi serve portafoglio, telefono, powerbank, cavo, la macchinetta ovviamente per farvi i video, anche se ve lo dico già da ora, i video dei concerti, le clip che vedrete soprattutto nei vlog, perché poi io voglio fare appunto i vlog di tutte le giornate, quindi il concerto sarà la fine delle 4 giornate dei concerti. Però tutte le altre clip, le clip un po' più succose, anche perché mi viene molto più semplice registrare col telefono, quelle le vedrete su Instagram, quindi seguitemi, andatemi a seguire su Instagram se vi interessa la cosa, se vi interessa guardare le clip dei concerti, foto e retroscena, quello che sarà, non lo so, perché metterò più cose su Instagram che ovviamente qui poi nei vlog, che sarà un po' più generica come cosa, ecco, perché altrimenti prima mi bloccano i video, perché comunque ci saranno le canzoni e cose così, e poi appunto se no viene troppo lungo poi anche da montare e io vorrei montarvelo ogni sera poi. Poi ho preso anche questi che sono gli occhiali da sole. Ce l'ho
sono tutti uguali ormai. Però dai, questo è figo, ha la lente viola ed è trasparente. Se no avevo preso anche il paio, quello per stare davanti al computer. Tanto poi insomma tutte queste cose ve le faccio vedere bene più avanti. Con le lenti appunto riflessate blu. Tanto li devo usare solo per stare a casa, per stare davanti al computer. Quindi appunto adesso mi metto a provare tutto. Questo cos'è, neanche mi ricordo. C'è qualcosa con le farfalline ma non mi ricordo cos'è. Questi ragazzi non sapete cosa sono. Sì, sono dei guanti. Poi ho preso anche questi che sarebbero i cosi per tenere su il seno, in teoria, quando non volete mettere il reggiseno. Ma visto che io ho un seno abbastanza importante, non so quanto potranno tenere. Però dicevano che tenevano, quindi boh, da provare. E stessa funzione, ho preso il tape. Vedete? Ci sono due nastri, sia uno color carne che nero. Vedremo, vedremo. Per i toppini che magari non voglio mettere con il reggiseno. Sarà un'esperienza, sarà un'esperienza. Detto ciò, quindi adesso mi metto a fare queste bellissime cose, a provacchiare un po' di roba. Non so come mi vedrò allo specchio perché questi giorni, per fortuna, giusto in tempo, una settimana prima mi è venuto il famoso Fausto, come lo chiamiamo noi ragazze. Mi è venuto il ciclo, per fortuna, ripeto, perché se mi fosse venuto mentre ero lì, la fine, raga, la fine tra io che ero troppo emotiva e tutti i cavoli, cambi e cose, non sarebbe stato un problemino. Quindi grazie, almeno una gioia nella vita. Giusto per farvi capire l'idea, no? Ma i BTS secondo voi si meritano tutte ste grandissime fighe che vanno conciate ai loro concerti, come se, non lo so, chissà che cosa dovrebbero fare? Così, una robina, ecco, che in realtà doveva stare poi insieme a questo blazerino corto. Adesso non vado troppo giù, ma va sulle trasparenze, insomma. Volevo ricreare una sorta di outfit, avete presente l'ultimo concerto online che c'è stato? Ecco, gli outfit che loro avevano quando hanno fatto Black Swan, eccetera, eccetera. Anche perché poi la mia amica porta tutte le catenine, tutte le body chain, e quindi volevamo fare una cosa un po' extra, cioè rispetto a come mi vesto io di solito, raga. Giusto a Los Angeles mi posso vestire così, sperando che qui non esploda, non esca nulla. Pensavo non mi stesse perché ho detto vabbè, prendo una misura più grande, almeno le ragazze ci stanno. E quello sì, per carità. Allora, giusto per farvi capire le vibes, ho messo, vedete, la borsettina a tracolla. Questo sarebbe il mio outfit total leather, quindi tutta pelle, ovviamente, vabbè, finta pelle, copelle. Vedete, ho preso anche questo toppino. Il problema è che è largo, cioè è super lento, quindi io faccio stringere le spalline, se no non lo so. Però appunto vedete, col mio pantalone, con i miei combat boots. In realtà nel fandom dei BTS chi si veste di nero di solito o ha come bias JK o Yoongi. La cosa bella è che sono il mio bias e il mio bias breaker, quindi perfetto. Non so se sono confident in questo outfit, cioè è tutto tanto stretto e tanto esposto per i miei canoni soliti. E poi ragazzi, siamo LA, quindi si vive una volta sola, si va e ciao, insomma, come va va. Chi seguirà i video poi saprà quali saranno i miei outfit finali. Io per ora sto appunto provando un po' di cose, sto cominciando. Allora, fino all'altro giorno, anche ieri, non percepivo le vibes. Poi i miei genitori hanno cominciato a farmi un po' di domande, a farmi un po' di cose, quando arrivi avvisami, e quindi sono entrata in questo trip dove mi sono cominciata a dire manca poco. Poi ho messo questa cosa dell'app del countdown e ho visto che mancano 9 giorni. Quindi ragazzi, mi dispiace perché questo sarà l'argomento principale di questi giorni. Ve lo dico, non posso fare altrimenti perché la mia felicità va condivisa. Per ora sto condividendo gli outfit da... Non fatemi dire da cosa, non fatemi dire da cosa. Vi faccio rivedere, ovviamente consigliatemi poi anche voi, anche perché io, vabbè, questi stivali me li porto per forza, perché li adoro, sono stracomodi. E poi per il resto delle scarpe sarà un bel dubbio. Ok, ho appena finito di pranzare, sto prendendo le mie vitamine per i capelli, perché insomma, guardate quanto mi sono cresciuti. Simpatica oggi. Devo mettermi con il computer perché devo programmare la spedizione di questi pacchetti. In realtà credo passerò prima al centro commerciale a fare quei resi che vi dicevo. E poi mi devo mettere a registrare. Devo registrare la fine appunto del video haul con queste cose che mi sono arrivate prima. Un altro video haul di tutta la roba che ho preso di skincare coreana, make up eccetera, che sta tutta lì sopra e mi occupa lo spazio lì nella make up collection, che devo ancora filmare, quindi filmare anche poi la make up collection. Così ho pronti tutti i video per la settimana prossima,
e questa settimana soprattutto ve l'ho lasciata un po' scoperta, proprio perché tanto dopo arriveranno cose a bomba a manetta. Quindi ho detto, senti, calmiamo un po' le acque prima e poi andiamo, procediamo, anche perché poi vi ripeto, a dicembre ci saranno anche i vlogmas, quindi cioè non ne potrete più praticamente. Meglio un periodo di pausa, anche se brevissimo, insomma qualche giorno. Con l'occasione che sono venuta da Zara mi sto provando anche qualcosina, tipo c'è questo giacchettino di pelle, però in realtà io ne voglio uno ma lungo, questi che provo sono tutti corti, quindi vabbè. Qua ci sono un po' di scarpette, un po' di cosine. Vediamo un attimo, un pantalone. Allora, quest'outfit mi sembra figo parecchio. Cioè, mi piace proprio tanto. E il problema è che il pantalone è troppo largo. Strano, ma vero, cioè, vedete, mi lascia questo cosetto qua. Perché il dietro, vedete, è elasticizzato. Però mi piace. Quindi penso lo prenderò magari una taglia più piccola. Poi ho provato questi stivaletti che sono bellissimi. Perché poi è tipo semi sportivo, capito? C'ho il tacchetto ma basso. Vediamo un attimo cosa mi dice la testa. È quello il problema. Ok, appena tornata in macchina sono passata anche a fare un pochino di spesa. In realtà giusto per le cose che mi servivano. Sapete quando dite proprio non ce l'ho a casa, non so come sostituirti. Ecco, prima magari ci puliamo le mani. Alla fine le cose di Zara non le ho prese, per il semplice motivo che non avevano il pantalone nella taglia M. Quindi mi ha detto però ci sta online, quindi fai l'ordine online, tanto entro 3-4 giorni ti arriva. Il problema è che c'è il weekend di mezzo, quindi spero mi arrivi. Niente, io ormai corsa contro il tempo per questa cosa degli outfit, dei capi d'abbigliamento. Comunque non mi si carica la pagina di Zara, altrimenti io l'avrei fatto vedere volentieri, ma qui sotto al parcheggio non prende internet. Comunque dopo a casa vi faccio vedere cosa ho preso, perché lo stivaletto l'ho preso sempre online, perché quello del negozio era un po' rovinato sinceramente, visto che costa 80 euro, essendo che è di pelle, insomma è tutto buono eccetera. Ho detto magari rovinato anche meno, e quindi ho fatto tutto online e via. Ci ho messo anche un altro stivaletto che stava in offerta, che ho visto lì in negozio, però non c'era il numero. Quindi appena arrivo a casa vi faccio uno svuoto alla spesina. E in realtà si è fatto leggermente più tardi di quello che pensavo, perché mi sono messa a provare le cose. Quindi sono quasi le 5 e devo tornare a casa e lavorare. Ovviamente neanche il tempo di dire che andava tutto bene, perché lo vedete quel camion lì? Sta bloccando tutta l'uscita del centro commerciale. Cioè letteralmente dietro di me c'è la fila di coda di macchine. E non ho capito cosa sia successo. Quindi spero si muova qualcosa. Mai una volta, mai una gioia. Ok, ce l'ho fatta tornare. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi svuotiamo tutta la busta. Allora, due confezioni di insalata. Poi, questa era in offerta, quindi l'ho preso. Contate che domani torna a casa mia sorella. Non so se vi ricordate, ve lo dico sempre. Praticamente lei è come se stesse coabitando ormai col suo fidanzato, che abita a Caserta, quindi non c'è tipo quasi mai. Quest'anno l'avrò vista un totale di un mese. Comunque, Coca Zero, perché why not? Tanto prima di questo fantastico concerto, tutti questi outfit poco attillati, facciamoci gonfiare un po' la pancia, perché sì. Poi questa qua è la bevanda di soia al cioccolato, perché la uso per fare merenda a volte. Sta scritta nella dieta, sta scritta. Poi ceci, perché non ci stavano più. Pomodorini, sapone di Marsiglia, questo qua lo uso per pulire i pennelli. E un deodorante, perché non mi ricordavo se avevo le scorte di deodorante. Perché io di solito sono tipo, avete presente i pazzi per la spesa che hanno tutte le scorte in cantina? Ecco, io tipo uguale. Però ho le scorte tipo di dentifrici, di come si chiama, deodorante. Detto ciò, adesso faccio una merendina veloce. Cioè in realtà ho tipo 10 mandorle da mangiare, quindi sarà una cosa molto easy. Metto a posto queste e appunto mi do e vado a fare qualcosa di sostanzioso, di concreto, perché sennò qua dico non faccio mai. Queste qui sono le tre cose che ho preso da Zara. Queste sono le scarpe che vi dicevo, che in realtà dal vivo sembrano molto più fighe. Vediamo, ma che va, si fa sempre il reso, insomma, si fa sempre in tempo, vedete, sono scontate. Questo invece è lo stivaletto che ho provato in negozio, e questo appunto è il pantalone, che qui faceva veramente schifo, non l'avrei mai preso sul sito senza averlo trovato. Ok, miei amati, ho appena finito di registrare tutto quello che dovevo registrare. Mi sono allungata un po', però sono le 8, quindi direi, dai, come orario lavorativo ci sta la grande. Alla fine ho registrato sia il tutorial di
questo make-up, sia l'haul delle cose skincare coreane, eccetera, e l'haul anche delle cose di Shein che mi sono arrivate oggi. Quindi sono molto molto soddisfatta. Domani non so se avrò il tempo, perché devo fare un po' di cose, ma sicuramente prossimamente vedrete tutto quanto. Quindi ora non mi resta che mettere a posto e soprattutto andare a mangiare. Ecco la mia cenetta. Allora, burger, broccolini. Poi mi sono messa Shadow Hunter, che in realtà l'avevo cominciato a vedere prima mentre mi stavo truccando, quindi così, un revival. Tra l'altro è il film, non la serie. Lei dice na 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 sì. Ah sì? E Gwenda e Ami lì le zucchine in cottura per domani. Dovete sapere che molto spesso io quando ceno mi metto magari a vedere, non so, i TikTok, sapete, quelle cose così, no? Datevi poggio qua nella sezione, mettiamo il telefono sotto, nella sezione chiacchiera, e anche se la luce fa schifo non ci fate caso. E ovviamente, come potete immaginare, il mio TikTok è inondato di video dei BTS, cioè ci sono solo loro. Ovviamente non è che capitano solo i video quelli felici e gioiosi, ma capitano anche quelli un po' emotionali, no? E mi capita spesso, no, di emozionare. Emozionarmi, mettermi a piangere è un po' un parolone, però mi emoziono molto spesso. E prima mi è capitato il video di una ragazza che era al concerto, mi pare al Wings Tour, quindi si parla insomma di un po' di anni fa, che riprendeva tutto il posto, no? Pieno di fan, tutte con le army bomb, che PS. Io non ho l'army bomb, non la voglio, quindi non me lo chiedete, ok? Se mi vedrete senza army bomb. Non c'è un bomba. Anche perché c'ho una certa, ragazza. Cioè, 23 anni, quasi 24, sulla soglia dei 24. E mi sono emozionata perché veramente fino a qualche tempo fa, fino a qualche anche settimana fa, quasi non ci pensavo. Sì, ok, cioè, parlavo con la gente, dicevo, sì, parto, sai, vado a vedere i concerti, vado a Los Angeles, faccio questo viaggio, queste cose. Non le sentivo, non le percepivo. Sarà che adesso appunto manca sempre meno e cominciano a dire un attimo, ok, Ilaria, è vera sta cosa, nel senso, sì, ripeto, per alcuni di voi sembrerà una cavolata perché, cioè, alla fine che cos'è di così eclatante? Per me è una cosa gigante, ma anche solo proprio il fatto di stare lì, stare nella stessa città, nello stesso. Io dico, scherzando, dico sempre con questa mia amica: per la prima volta staremo con lo stesso fuso, allo stesso momento, nella stessa città, no? Come te li vivi tutti i giorni. In realtà, loro stanno a Seoul, sono avanti rispetto a noi. Aspettate. Scendete dal telefono, controlliamo prima di qualche cavolata. No, a Seoul sono 8 ore in più. Scusate, 8 ore in più di qua. Quindi sarà assurdo anche solo quello. Oggi vedevo i video che una fan ha fatto girare online. Di loro tranquilli che passeggiavano per strada. E mi fa stranissimo perché è una cosa che in Corea non fanno, non possono fare. Cioè, paradossalmente, tu ci pensi a una vita più libera io di loro, perché loro non possono fare niente. Sono letteralmente segregati sempre, scortati dal punto A al punto B. Non possono andare in giro, fare. Quindi averli visti così tranquilli. Andare in giro a Los Angeles tra le strade. Tant'è che io ho mandato questo video sempre a questa mia famosa amica, dove gli dicevo: ma le persone? Cioè, perché è strano vedere i BTS con delle persone? Ok, che sono persone anche loro, voi dite, ma sei stupida. Nel senso, con delle persone in circostanze normali, tipo per strada. Cioè, ti fa strano come cosa vederli così normali, tra virgolette. E mi ha fatto uno strano effetto, allo stesso tempo ero tipo: sì. Cioè, che bello! E veramente a volte mi ritrovo ad essere più orgogliosa di qualsiasi cosa facciano loro che dei miei successi personali. Infatti questa cosa è leggermente troppo. Non potete avere così tanto sopravvento sulla mia vita. Fino a un certo punto ve lo do. Però poi, insomma, l'ho detto anche su Instagram questa cosa, sono la peggior nemica di me stessa, perché anche quando vivo queste cose belle e bellissime, già penso al dopo, già penso a autoguastarmele. Invece stavolta voglio vivermi giorno per giorno, quello che succederà succederà, come andrà, quello che sarà sarà, e cercherò di godermi tutte le giornate al 120%. L'unica cosa che non mi godrò sarà il cibo. Sarà il cibo perché un messaggio. Perché ovviamente sono ancora a dieta, dieta perenne, ma nella vita in generale, quindi vabbè. E poi io ho un piccolo problema, soprattutto adesso che sto mangiando bene sempre. Appena io rimangio male un attimo, ragazzi,
succede una cosa non proprio piacevole che lascio alla vostra fervidissima immaginazione. E quindi non vorrei mai che tipo succedesse. Quindi dobbiamo stare anche molto attenti a cosa mangiare. Io e Ale, questa mia amica, siamo identiche. Cioè, poi la conoscerete, siamo praticamente la stessa persona, splittata, avete presente? Per l'80% abbiamo gli stessi problemi e le stesse paturnie. E quindi sì, ecco, su quello non c'è sicuramente problema. Poi noi abbiamo preso la casa nel Fashion District, che appunto è una zona che si trova a downtown LA. In teoria, da quello che ho capito io, anche loro con l'hotel dovrebbero stare a downtown. Questa cosa mi preoccupa. Nessuna imboscata nell'hotel o cose del genere, non vi preoccupate, uno non è che ha 12 anni, però mi preoccupa sapere di essere i loro vicini di casa, letteralmente. Sarà una bella avventura. E la cosa più bella è potervela riprendere e potervi rendere partecipe anche voi di questa cosa, ma soprattutto poi io potermi riguardare le cose tra qualche tempo. Io ogni tanto vado a riguardare i miei vecchi video. Fa strano, fa stranissimo, perché io mi ricordo di aver registrato quelle cose, ma allo stesso tempo no. E quindi dico, ma le persone normali che non fanno i vlog o che non hanno i loro video su YouTube, come vivono i loro ricordi? Cioè, è strano. È strano pensarci anche solo, quindi non lo so, è bello. Tipo l'altro giorno stavo cercando un posto dove ero stata l'altra volta con mia madre a Los Angeles, quindi mi sono rivista tutto il video di Los Angeles e facevo, oh mio Dio, tra qualche giorno risterò di nuovo lì. Ma io sono stata l'altra volta 4 giorni, facciamo 3 e mezzo. È stato un tempo così breve che io neanche mi ricordo di esserci stata. Cioè è stato come sogno, non so spiegarlo. Staremo a vedere. Comunque penso per questo vlog lo chiudo qua, così magari inizio già a montare qualcosa. E domani mi devo svegliare tra l'altro prestissimo. E quindi sì, penso adesso mi struccherò, faccio la doccia, finisco di vedere il film e via. Anche se su Netflix era uscito quello nei panni di una principessa, il quarto, il terzo, che è, non lo so, vabbè, quello con Vanessa Hudgens. Però vedete, no, neanche posso fare quello perché mi devo tenere i film su Netflix. Cioè, vi rendete conto che io devo farmi 14 ore di volo e 4 ore di scalo? Quindi ho voglia a film che posso guardare. Devo stare ferma con i film a sto periodo. Non so se ci saranno altri vlog prossimamente. Forse sì, forse no. Non so quando e se li vedrete. O se passeremo direttamente a quelli di Los Angeles, che monopolizzeranno un po' tutto. Però in ogni caso io per ora vi saluto. Vi mando un bacio grande. E ci vediamo presto.